Bentrovati amici di tuttosassolocalcio.com. In sottofondo il nuovo brano La precisione dei Rio, la precisione che ha avuto Sansone nel infilare la porta del Parma. Due gol molto importanti, Sansone è stato decisamente il migliore in campo insieme a Simone Miseroli nella vittoriosa sfida di domenica, che ha dato al Sassuolo tre punti fondamentali che arrivano anche nel giorno in cui Eusebio Di Francesco ha collezionato la sua centesima panchina con la formazione neroverde, un record dall'82 in avanti, quindi è nella storia del club neroverde EDF. Un Sassuolo che fin qui ha messo in cassaforte 14 punti più dell'anno scorso, veramente un bottino incredibile, più 11 sul terz'ultimo posto, decisamente un buon bilancio per una formazione che deve salvarsi e farà di tutto per poter centrare questo obiettivo da qui a fine campionato. È un obiettivo che si può fare, si può decisamente fare, mantenendo l'asticella bassa, non facendo voli pindarici, ma soprattutto credendo nei mezzi di questa squadra, che non va abbandonata 20 minuti prima della fine della partita, come è accaduto domenica con tanti spettatori che a un certo punto avevano già visto abbastanza e hanno deciso bene di uscire dallo stadio. Come se la domenica uno dovesse fare chissà che cosa, se fosse una giornata lavorativa sarebbe ben diverso, ma di domenica si può e si deve stare allo stadio fino al termine della sfida. A orizzonte c'è il match contro l'Empoli, sarà una partita fra due delle più belle sorprese di questo campionato. Si affronteranno due allenatori che sono molto stimati da tantissime squadre al Castellani. Ci sono tutti quanti gli ingredienti per assistere ad un bel match. Il Sassuolo proverà ancora una volta di fare un risultato positivo, ma dovrà fare i conti con un Empoli che è squadra organizzata, gioca bene a calcio e soprattutto gioca senza pressioni. Anche la formazione toscana deve ancora centrare la salvezza. Certo, le due squadre si potrebbero accontentare del pareggio, ma questa non è la filosofia dei due allenatori. Continuate a seguire tuttosassolocalcio.com. Domenica in live potrete seguirlo dalle ore 13:30-13:45 con i nostri inviati. È davvero tutto. Buona giornata.